Ciao a tutti, benvenuti alla nostra prima page, questa prima diretta su questa page. Ciao! Ciao bello! Ciao! Ciao, come va? Bene! Ok, andiamo! Vai. Come va? Tutto bene? Sì, sì, a te? Io bene, dai, siamo sempre chiusi in casa, bisogna rispettare le regole, quindi... bisogna farlo, possiamo guardare, quindi... Per forza. Vogliamo ringraziarti soprattutto di essere venuto in live con noi, perché sarò il primo e il più coraggioso a essere venuto a venire. No, vabbè, ma mi fa tanto piacere, insomma, appassionati come voi ce ne sono pochi, quindi è giusto dare spazio. E comunque con i tuoi video sei sempre stato fantastico, quindi mi fa tanto piacere. Grazie. Allora, siamo pronti, si può iniziare. Abbiamo dei nostri follower, ci hanno fatto le domande, se sei disposto a rispondere. Certo. Allora, vai. Poi, vabbè, naturalmente, se durante la diretta avrete tante domande, te le faremo. Bene. Sono pronto a rispondere a tutti. Vai, perfetto. La prima domanda, visto che si parlava di appassionati anche pochi secondi fa, è come ti sei appassionato al mondo dei rally? Ma io al mondo dei rally, avendo comunque un padre... che è sempre stato all'interno di questo mondo, che comunque ricordiamo che correva anche lui, anche se è vecchietto, ma anche lui, insomma, ha fatto qualche gara a livello anche importante. Lui, diciamo, che mi ha passato questa passione, anche se è stato un padre molto severo, perché non mi voleva far prendere la patente fino a che non facevo la maturità. Non essendo un grande studioso, la maturità l'ho presa con un anno in ritardo, quindi abbiamo rimandato sempre questa patente. Poi, dopo aver fatto la maturità, mi ha detto anzi, gli ho chiesto: babbo, adesso vorrei provare a montare in macchina. Lui mi ha detto: sì, adesso provo ad andare a lavorare, poi vediamo. E così è stato. Mi sono fatto una stagione lavorativa, dopodiché abbiamo fatto un piccolo test con una Clio R3 la prima volta. E la prima sua parola è stata: seguiti così, dobbiamo cambiare sport. Comunque riprendo io il volante in mano e ricomincio a correre io. Poi dopo mi sono subito cementato a fare test su test sulla terra, perché io ho iniziato sulla terra, e poi dopo è partito tutto, ecco. Una buona partenza, quindi. Poi qual è stata la prima macchina che ho corso a rally, senza contare il test? La mia prima gara, tra l'altro, guarda, me la sono anche tatuata, guarda, eccola qua, che è stata nel 2015. Ho fatto la prima gara su terra, il rally della Liburna, con un MG N1, che purtroppo è durata pochissimo, perché mi sono, dopo due prove, mi sono subito ritirato mi si è rotto il filo della frizione. Quindi è finita velocemente, ma comunque dopo due prove eravamo già
già belli in avanti in classifica, quindi eravamo partiti abbastanza forte. Correvo con Giacomo Morganti, che è stato il mio. Primo navigatore a cui sono tantissimo legato. Sfortuna però. Sì, un po' sì. Sì, vabbè, la sfortuna parte del gioco, come si dice, no? Sì. Come purtroppo che stanno al ciocchetto. Davvero, al Ciocchetto sono rimasto senza benzina su, a 1,5 km dalla fine, dopo una gara penso fantastica, perché comunque con un R2 eravamo sempre attaccati all'R5, quindi dai, ci Chi l'avrà siamo. che paga? Ci siamo difesi. Classica sfortuna. Bene, Poi un'altra domanda che è stata: quali sono le tue emozioni o i pensieri prima di salire in macchina? ma prima di salire in macchina ti dico che sono molto concentrato. Sulla prova, io e Nicolò comunque ci facciamo sempre un ripasso prima di entrare in prova. E le emozioni, ti dico, ormai non è che ne ho tante, ne nel senso, sì, ne ho all'inizio della gara, pre-gara, ma durante la gara sono comunque sempre concentrato a cercare di stampare il miglior tempo. Ecco. Quindi prima della partenza sono sempre concentrato a guidare bene, a fare del mio meglio. Qual è il rally più bello a cui hai partecipato, secondo te? Ma guarda, di rally ce ne sono tanti, perché comunque le gare in Italia sono tutte belle. Ce n'ho un paio che mi sono rimaste tanto impresse per la buona comparsa che abbiamo fatto. Ti posso dire Sanremo dell'anno scorso, che è stata una gara difficilissima perché cambiamenti di tempo, di meteo in continuo, la difficile scelta di gomme, insomma. E poi ci siamo giocati la gara sull'ultima prova, dove l'ultima prova era fondamentale fare la scelta di gomme giusta, perché comunque c'era
9 chilometri di asciutto, poi pioggia, neve, pioggia, nebbia, abbiamo trovato di tutto, quindi ci siamo giocati la gara sull'ultima prova. E quella era la prima volta per me che facevo Sanremo, è una gara che mi è rimasta impressa. Un'altra gara che mi piace da impazzire è la Targa Florio. Targa Florio è un'altra gara veloce, scivolosa, cioè bellissima, bellissima. Poi ti posso dire il Sardegna, un'altra gara che mi piace, anche se per me è sempre stata una gara sfortunata, perché abbiamo sempre rotto la macchina. Insomma, per noi è sempre 3 anni che faccio la gara e 3 anni non riesco a finirla. Quindi La gara maledetta. è una gara per noi, sì, abbastanza maledetta. E poi una gara in cui bisogna usare tanto la testa, perché più che andare forte bisogna stare attenti a non far danni. Ecco. Sì. Sai, il Sardegna ha un po' di tipo di terra balorda, su ogni prova cambia un pochino. Sì, cioè varie tipologie di terra, sì, ma quello sai, non è che vuol dire tanto, più che altro bisogna stare attenti ai sassi, alle insidie che ci tirano fuori quelle che passano prima di noi. Sì, quello sì. Quello Il problema di partire con Gesù a terra è quello, purtroppo. certo. Ma anche partire prima non Sono è solo in comunque vantaggioso, perché ti come tre trovi. o quattro. Sì, per partire il primo giro sarebbe sempre bene partire tra il settimo e ottavo numero. Ecco. Lì va già bene. Sì. Mentre un rally a cui ti piacerebbe partecipare? Ma guarda, un Quindi. rally a cui mi piacerebbe partecipare è in Finlandia. Finlandia è una gara in cui vorrei partecipare. Quest'anno forse dovrebbe essere la ripartenza del campionato del mondo, quindi noi stiamo facendo il campionato Rally Junior del mondo. Dovremmo essere partecipi a quella gara lì in Finlandia, però con la situazione che stiamo vivendo non sappiamo cosa succederà, quindi aspettiamo e speriamo di poter essere al via. Quello sì. Anche dopo per far ripartire la stagione nellistica sarebbe bello. Sì, è vero anche quello, però è molto importante adesso la salute delle persone, prima di tutto, poi dopo le cose vengano di conseguenza. L'importante è che si riprenda la normalità. Questa è la cosa Quello sì. principale. Poi dopo le gare vengano di conseguenza, anche se è Sì, una quello cosa che sicuramente. ci piace fare, però prima di tutto la salute, poi dopo il resto. A proposito di riprendere le gare, ci chiedono in diretta, Tommaso, credi che il ciocco di giugno si farà? Guarda, ti dico, secondo me sarà difficile che ciò così farà, perché stiamo vivendo una situazione, ogni giorno ci rimandano in settimana per quanto riguarda i decreti. Quindi secondo me per l'organizzazione del gioco sarà comunque difficile preparare tutto. Siamo un pochino stretti con i tempi. Quindi vorrei che il gioco partisse prima di tutto per Valerio Barsella, che è l'organizzatore, che sono molto legato a lui, quindi vorrei che Valerio, insomma, vorrei che la gara si disputasse, ecco, per lui, per l'amicizia che mi lega con Valerio. Le domande che avevo fatto nel sondaggio, i nostri amici di Rally Ita ci avevano chiesto: sei mai venuto a correre all'erba? All'Elba no, all'Elba non sono mai venuto, sono andato a vederlo un anno quando mio padre correva
e il Bastorico, che era l'europeo, se non mi sbaglio, correva con una Porsche. Sono andato a vederlo, però non sono mai andato a correre, perché negli ultimi anni, facendo l'italiano, era sempre, comunque c'è stato nell'italiano, ma non faceva parte del campionato due ruote automotrici o comunque dello junior. Poi ci hanno chiesto anche qual è stato il tuo peggiore incidente che hai mai fatto in macchina. Il mio peggiore incidente penso sia stato quello in Sardegna. La prima gara di mondiale mi sono capottato allo shakedown. Quindi penso sia stato una disfatta, perché dopo aver preparato, dopo avere l'euforia di partire per la prima gara di mondiale, piccolo errore allo shakedown e abbiamo piegato, quindi l'organizzazione non ci ha fatto partire. Quello penso sia stato uno dei miei maggiori incidenti. Poi un'altra domanda ci fanno è la migliore macchina da rally che non hai mai guidato, secondo te? Che non ho mai guidato? Ti direi, ce ne sono tante che vorrei guidare, guiderei tutte. Però la miglior macchina non ho mai guidato, guarda, ti dico, ho tanta voglia di guidare la Clio Group A. Quella è una macchina che secondo me ha fatto la storia, perché ha fatto la storia, ci sono andati forti in tanti, e è una macchina in cui io sono abbastanza legato, perché mio padre ci correva, ci ha fatto tantissime gare, ci ha vinto anche tante gare, e io ho sempre avuto questa voglia di provare questa Clio Group A, e prima o poi me la toglierò questo sfizio. Speriamo il prima possibile. Speriamo. Vedremo. Poi invece la tua preferita che hai guidato? Guarda, la macchina più bella che ho guidato è stata la 207 Super 2000. Ho guidato anche la Skoda R5, ho fatto il motor show con quella, però ti dico, la macchina che mi ha dato più emozione è stata la 207 Super 2000, quella mi è piaciuta tantissimo. Anche il bel sound, bravo, è quello la bellezza dell'aspirati. Hai ragione, che prima o poi piano piano stanno andando a morire, purtroppo sì. No, tutte turbo. C'erano tutte turbo. Tutti turbo. Però la 207 è stata bellissima. Cosa, ma anche molto resistente a vedere. Sì, macchina bella. Ti dico, guarda, ho fatto il Val d'Orcia con quella lì, mi sono divertito come un matto. Bellissimo. Proprio, mi viene i brividi, guarda. Ci fanno una domanda dalla diretta. Dopo aver provato come navigatore Renucci, com'è stato tornare indietro dove sentire il Gonella? Guarda, grande Lore, l'ho fatto salire quest'inverno, se non sbaglio, a fine anno. Ho fatto un evento lì all'interno del Ciocco con due miei partner, prima del Ciocchetto. Ho fatto un evento lì dentro e Lorenzo, che è un amico, guarda, l'ho sentito anche oggi al telefono, e gli ho detto, dai Lore, monta con me che ti faccio fare un giro. Come navigatore, secondo me, io sono affezionato a Nicolò, quindi continuo a tenere lui. però Lore è forte, ci ha aiutato tanto in questi anni. Lo ringrazio, lo saluto anche. Ciao Lore. Dato che siamo entrati in tema di Nicolò, raccontaci com'è il tuo feeling con lui. Ma guarda, io e Nicolò siamo ormai come fratelli, no? Perché stiamo tantissimo insieme, quindi il feeling con Nicolò è bellissimo. In macchina lo spazio è molto stretto, quindi se non si va d'accordo in macchina, non si va forte.
sono di questa idea. Quindi sì, con Nicolò non lo cambierei per nessuno, ti dico la verità. Ci ho stretto un grande legame, ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo voglia di rimontare in macchina, quindi sì, un grande legame, sono contento di questo. Poi siamo due ragazzi giovani, quindi coetanei, e ci divertiamo quando andiamo in gara, oltre che comunque cercare di fare del nostro meglio quando corriamo, ma ci divertiamo anche, che è giusto così. Immagino anche rapporti di fiducia, perché in Ah, scena non le spare. quella è la prima cosa, la fiducia in macchina. Praticamente io vado, lui è come se avesse la bacchetta, no? Come direttore d'orchestra. Io ascolto quello che mi dice lui, faccio quello che mi dice lui. Se sbaglia, sbagliamo in due, perché anch'io ho il volante in mano, però siamo un equipaggio, quindi lo sbaglio è di tutte e due. Quindi un buon rapporto di fiducia, ma anche un buon rapporto di amicizia. Sì, senz'altro. Soprattutto di amicizia, ma anche di fiducia, ma l'amicizia la metto sempre al primo posto. Un'altra domanda che è stata parecchio gettonata nei nostri sondaggi è: preferisci la 208 R2 o la Fiesta R2? Guarda, questa è una domanda difficile, nel senso io con la 208 R2 ci ho fatte tante gare, quindi sono molto legato a questa macchina, perché comunque mi ha permesso di coronare un sogno, che è vincere il campionato italiano. E quindi è una macchina per me bella, sia su terra che su asfalto. Con la Fiesta ho ancora poca esperienza, ci ho fatto il Rally di Svezia, che comunque è stata una gara difficile, perché prima volta su fondi così diversi, su strade diverse. L'ho capita ben poco, ti dico, quindi non vedo l'ora di rimontarci per poi rispondervi a questa domanda, ecco. Speriamo il prima possibile. Speriamo, ci stiamo lavorando tutti, penso, però come ho detto prima, la prima cosa ora è che le persone stiano bene, ecco, la prima cosa essenziale. Sì. Visto che siamo entrati il discorso Ford anche in Svezia, com'è stata la tua esperienza sulla Svezia? Ma guarda, ti dico, la Svezia per noi è stata una gara, penso, una delle più brutte che ho fatto nella mia carriera, perché non sono riuscito a andare come volevo. Comunque, come ho detto prima, condizioni stranissime, una curva c'era il ghiaccio, l'altra la terra, con le gomme chiodate non avevo mai corso. Comunque strade tantissimo differenti da quelle che abbiamo qua in Italia, perché le strade là sono velocissime, larghe, insomma, tutto un po' così. Poi abbiamo avuto dei problemi al cambio, siamo rimasti senza cambio il primo giorno, quindi abbiamo fatto una gara un po' movimentata. Quindi dai, volevamo subito riscattarsi in Sardegna, però purtroppo, come tutti sapete, Sardegna è stato rinviato. Purtroppo, in autunno. Stavano chiamando sotto. Tranquilla, tranquilla. Quindi si può dire che questo Svezia sembra un Finlandia col ghiaccio quest'anno. Perché anche se siamo in casa a non far niente, ma sto lavorando io, quindi mi stava chiamando uno per lavoro. Ah, ok. Mi pazienza, ora poi lo richiamerò più tardi.
L'hai sentito? Ripeto. No, no, ripetimi la domanda e non l'ho sentito. Visto che sta, questo Svezia che stavolta è sembrato Finlandia come col ghiaccio, quindi si potrebbe dire un po' il sogno coronato. Una gara simile, simile. Non ti ho detto, la Finlandia l'ho mai fatta, una gara mi piacerebbe farla, però da quello che mi dicevano tutti gli esperti, insomma, così sembrava un Finlandia, sì. Sì, sì, sì. Anche a vedersi. Sì. Come, poi, parlando di esperienze, la tua esperienza nel CIR del 2019? Ah, è stata comunque bella, perché sono riuscito a essere partecipo al CIR con un team ufficiale, quindi penso sia il sogno di tutti, no? È stato bellissimo lavorare con un team ufficiale, è stato bello, bello. Quindi, poi ti dico, abbiamo vinto 6 gare su 7, quindi meglio di così non si poteva fare. Volevo fare 7 su 7, ma al Tuscan mi hanno sciolto, mi hanno slegato, avevo il guinzaglio, mi hanno sciolto e ho fatto danni. Però dai, abbiamo fatto una stagione penso perfetta, perché comunque l'obiettivo l'abbiamo centrato, abbiamo vinto il campionato e quindi meglio di così non poteva andare. Mi dai il caricatore, non c'ho più batteria. Sì. Eccomi. Vai. Quando ci sei? Vai, eccoci. Ci sono. Dato che siamo entrati nel discorso del team ufficiale di Chiusura Italia, sappiamo che comunque Paolo Andreucci è stato parecchio dietro. Vogliamo sapere la figura che ha avuto Paolo nei tuoi confronti. Che cosa è stato per te lui? Ti può andare a dire? Scusami. Paolo per noi è stato fondamentale, perché 11 campionati italiani non si vincono a caso, quindi lavorare con un professionista come Paolo per noi è stato un onore, che comunque ancora ci sta aiutando, perché ci sta con la Federazione Ascio Team Italia, ci sta comunque aiutando ancora, ci segue. E mi sono trovato benissimo sia con Paolo che con Anna. La figura è stata molto importante, perché i suoi consigli poi sono stati determinanti per portare la vittoria in casa Peugeot, quindi bellissimo, bellissimo. Paolo è numero uno. E invece quella, la figura di tuo padre, cos'è stata per te, dato che comunque prima ci hai parlato di lui? Ah, mio padre adesso penso... Lui mi ha un po' instradato, no? Come si fa con i figli, gli si dà un po' il via, poi dopo bisogna fare con le proprie gambe. Lui comunque mi segue in tutte le gare, mi sta vicino, comunque abbiamo un legame fortissimo, io e mio padre, quindi non manca mai, è sempre presente, però mi lascia stare, mi lascia fare come voglio, nel senso mi consiglia ancora tante cose, perché non nascondo che ancora il suo consiglio è determinante, però diciamo che mi ha detto vai un po' con le tue gambine, no? E piano piano dai, ci sto andando, è giusto così anche. Poi la domanda è stata, dico, vi sapeva parlato di tuo padre, hai mai corso insieme a lui al Calciocchetto nel 2018? No, ho fatto una sola gara con lui al Ciocchetto, abbiamo vinto, abbiamo fatto tutto. Penso un'emozione bellissima, perché vincere con il proprio padre penso sia bello, bellissimo. E una delle emozioni più belle della mia vita, perché condividere la propria passione all'interno di un abitacolo e vincere anche è fantastico. Però non ci rimonto con lui. la prossima volta guido io e lui sta accanto. No, vabbè, a parte tutto, a parte gli scherzi. Preferisco guidare che stare accanto, ti dico la verità. Però mi è servito tanto
perché ho apprezzato tanto il lavoro dei navigatori, che è incredibile. Non potrei mai fare il navigatore io. Quindi, troppe cose, no, lascia stare, non fa per me. Però l'ho apprezzato tanto. Però naturalmente lì è stato importantissimo Nicolò, perché mi ha seguito in tutti i conteggi vari che ci sono da fare, timbri, non timbri, perché sennò io avrei pagato subito penalità alla prima subito. Ma come andavo come verso la prima prova, pagavo subito, purtroppo. Bisogna sempre imparare. C'è chi è portato per sappione e chi è navigatore. Non si finisce mai di imparare, si impara sempre. Invece dici che mi vedrete mai in parte invertita, ovvero tu come pilota e lui come navigatore, riferito a tuo padre. Come, scusa Erika, non ho capito, perdonami. Se vi invertirete mai di ruolo tu e tuo padre, ovvero tu come pilota e lui come navigatore, ce lo stanno chiedendo adesso in diretta. No, ti ho detto, la prossima volta, sicuramente abbiamo già in programma quest'anno di fare una gara, avevamo, ora poi è tutto da ristrutturare la cosa, però volevamo fare una gara, ti dico già quale, Legend, Rally Legend, volevamo fare una gara che si faceva un po' per uno, dai, guidavo una prova io, guidavo una prova lui, tanto siamo alti uguali, la posizione è la stessa, e volevamo passare un fine settimana di divertimento io e lui, quindi sì, dai, quella era la gara che volevamo fare quest'anno, da mettere in batteria con una macchina che non ve lo dico, perché se la facciamo è una sorpresa. Però no, però è una bella macchina, dai, sì, una macchina bella, vediamo, dai, se riusciamo sarebbe bellissimo. Vediamo. E se parliamo, abbiamo parlato di Legend, l'altro giorno hai pubblicato la storia del 2004 con McCree, quindi è lui il tuo idolo o sono altri i tuoi idoli? A livello Rally? Ho pubblicato una storia con? Colin McCree, nel 2004. Sì, vabbè, dai. Lui, quella era una foto del Motor Show, lui correva al Motor Show. Io volevo fare per forza foto con lui, l'ho fatta con tutti, però lui, cavolo, è numero uno, nel senso, ho iniziato a giocare alla PlayStation quando c'era sui giochini, Colin McKay, mi ricordo ancora sulla Play 1 c'era correva con una Skoda Fabia, non mi ricordo cosa, però tipo c'era da fare la scuola guida quando aprivi il giochino, mi ricordo ancora, anzi, sì, dai, lui è il mio idolo, sì, peccato che ha fatto una fine brutta, poverino, con suo figlio, però, sì, dai, lui è, penso sia l'idolo di tutti. Sì, quello sì. Poi, io, parlando di ruoli preferiti, nel WRC di ora, qual è il tuo preferito in questo momento? Il mio pilota preferito in questo momento è Tanak, perché lui veramente, se uno va, torna indietro, si vede proprio, se avete visto, perché è veramente bello, tutta la sua storia, quante volte è caduto e quante volte si è rialzato. Quindi è veramente un ragazzo da seguire, perché oltre ad andare forte in macchina è anche forte. Quindi anche una cosa in comune. Penso sia... Che cosa? La sfortuna che lo scorso anno sulla Pavese già rotto di rovina ha perso Rally, purtroppo. Anche per lui è maledetto il Sategna. Vedi, anche lui... è stato tante volte nella sua carriera. Se non avete visto, mi guardatelo, perché è bello. Non so se l'hai visto. Dai. Visto? Guardatelo, tanto costa 5 euro online, potete guardare solo online, guardatelo, è bellissimo. Se vuoi poi dopo ti mando il link per messaggio, ma è bello.
Dai, grazie. Dai, tanto il tempo adesso lo abbiamo, quindi non abbiamo le scuse. Ah, appunto, appunto. Stasera. Subito. Stai ricaricando la pagina? Ti aiuto. L'abbiamo aperto? No, ci sei. Dai, eccoci. Ci sei? Non ti sentiamo. Non ci si sente. Abbandonato. Attesa di connessione. Andiamo. Ok, ci si sente. Eccoci, scusate, ma c'ho una Vi spiego perché ho un wifi che va lentissimo ai campi di Firenze, quindi non ho una wifi, poi in questo momento le wifi sono debolissime. No, dai, tranquillo, tanto mancano poche. Infatti anche ieri ho fatto una diretta, con una televisione, è stato un dramma, anzi mi sembra sul canale 226 di Sky, mi sembra, e poi dopo l'ho messo nella storia comunque. Dai, ultime domande. Allora, quali sono i tuoi progetti futuri? Bah, i miei progetti futuri per ora è finire la stagione che abbiamo iniziato, lo Junior WRC. Questi sono i miei progetti, poi in base a quello che viene da questa stagione vedremo, dai. Niente che è già un presente bello difficile. Invece qual è il tuo sogno nel cassetto? Ah, il mio sogno nel cassetto, ce ne sono tanti. Tanti di sogni, ce l'ho io. Vivo di sogni. Guarda, Davide mi dice vai dai barbieri, ma lui si è guardato allo specchio, dice. No, Davide.
No, vabbè, ti dico, già un sogno, già un piccolo sogno me lo sono tolto di partecipare a mare. Vorrei finirlo e continuare la mia carriera nel mondiale. Ecco, questo è il mio sogno. Magari anche con un team importante, insomma, ce ne sono tanti di sogni, ma i sogni vanno tenuti nel cassetto. Lavorando. L'abbiamo riperso. Ok. È tornato. Non ha dato una parola. Sentiamo. Ritorno in invito. Sfida, le ultime domande. Sì. In attesa di connessione. È un casino, eccoci. Oh, un po' di sfiga oggi. Oggi è difficile, eh? Anche la wifi è lenta. Sono a carico, troppa gente. Ci Stanno sta. guardando in troppi. Ok, e allora i nostri amici di Memerelli ci chiedevano, raccontaci della 600 Kit. 600 hit non ci ho mai corso, però il ragazzo della pagina di Memerelli, guarda, mi ha scritto anche l'altro giorno, devo fare anche un video, glielo farò ora, subito. Però la 600 hit penso sia una macchinina per iniziare, bellina, dai. A me non piace particolarmente, però secondo me è una macchina divertente, con i costi bassi, e quindi per chi inizia, secondo me va benissimo. Nicolò ci dice, ha la connessione dei Flintstone. Lo Non so, so. Nico, ma fai da Matteo, spot. guarda, ma Matteo Pia ha detto fai da spot, ma no, ma purtroppo va spiegato sia a Matteo Pia che a Nicolò che io sto in un posto che non arriva wifi, ci sono solo queste wifi private che ho pagato anche, però purtroppo in questo periodo va lentissimo. Guardiamo l'ultima domanda, in caso non arrivino altre. Consigli per chi vuole intraprendere la carriera di pilota Poi di o di navigatore. navigatore. Ma allora, senz'altro, sia come pilota che come navigatore, è giusto che prima di iniziare facciano un percorso, no? Nel senso, non vanno con le proprie gambe, comunque si affidano a qualche scuola che sicuramente li sanno indirizzare, perché comunque di soldi da buttare via penso nessuno li abbia, quindi come si dice, prima si va alle elementari, poi alle medie, poi alle superiori, poi all'università, quindi c'è un motivo, nel senso chi vuole iniziare è giusto che faccia prima un percorso, e se voglio, se un consiglio, prima iniziate dalla terra e poi andate sull'asfalto. Non Quello viceversa. è un consiglio che mi sento. Invece in Italia si fa viceversa. Prima si va sull'asfalto e poi sulla terra. Invece io ho fatto prima terra e poi asfalto. Grazie mille, allora. Ci sono Grazie altre a voi. domande? Grazie Non ci a sono tutti, ragazzi. altre domande, quindi direi che ti possiamo lasciare libero.
Vai, ritorno a lavorare che devo rifare un qualche chiamata adesso. Dai, grazie. Ok, grazie mille per aver partecipato. Poi ci sentiamo più avanti, va bene? Va bene, vai. Ciao a tutti e due. Ciao. Per tutti voi che siete rimasti, questa qui non sarà la nostra unica live, ma ne faremo più avanti anche fra pochi giorni con altri piloti, quindi state attivi così potete vedere piloti, anche navigatori. Sì, diciamo che abbiamo intenzione di portare sul canale un po' di ospiti, niente, speriamo che vi sia piaciuta la nostra diretta, di avervi tenuto compagnia, e vi ringraziamo per aver partecipato. Ciao, quindi ciao, buona giornata.